Vedute diverse e contrasti nell'ultimo periodo, vedi la vicenda Viale Marconi, hanno portato Fabrizio Rapposelli, capogruppo e presidente della Commissione Attività Produttive al Comune di Pescara, a lasciare Fratelli d'Italia per tornare in Forza Italia. Dopo 2 anni e qualche mese rientro a Forza Italia con lo spirito di sempre, cioè quello di apportare un pizzico di esperienza e tante idee per tutte le deleghe, insomma, che io tratto con la presidenza della mia commissione commercio, attività produttive, edilizia scolastica e pubblica istruzione, sperando di poter dare il solito apporto. Io credo che loro mi conoscono bene da tantissimo tempo, da quando ero consigliere di opposizione in provincia, da quando sono stato vicepresidente della provincia e assessore all'edilizia scolastica, insomma sanno come ho sempre operato, e la presenza del presidente del Consiglio regionale, la presenza di tutti gli assessori di Forza Italia, di tutto quanto il gruppo di Forza Italia compatto e coeso, capeggiato dal capogruppo Renzetti, la cosa non può che farmi piacere. Il passaggio è stato ufficializzato questa mattina alla presenza del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il quale ha lanciato un messaggio chiaro alle forze alleate per quanto riguarda i rimpasti di giunta e le elezioni provinciali. Noi come sempre portiamo unità, coesione, condivisione, discussione, tanti risultati e soprattutto tanti voti diretti o ponderati. Noi pretendiamo solo di essere rispettati per quello che valiamo e quello che diamo, non abbiamo particolari pretese. D'altronde noi abbiamo il sindaco a Pescara, spetta a lui determinare eventuali sistemazioni della giunta che dopo, che a metà mandato, sono quasi naturali. No, noi abbiamo scelto liberamente di sostenere Ottavio De Martinis, altrimenti non avremmo raccolto per lui più della metà delle firme che gli erano necessarie, e viceversa, anche se io non posso affermare la controprova, senza questo nostro aiuto non so se avrebbe avuto le firme per potersi presentare, perché la legge delle provinciali, la legge elettorale, è vero che dà un grande voto ponderato ai consiglieri comunali dei grandi centri, ma per il presidente prescrive un grande numero di firme che senza i piccoli centri appunto non si possono rintracciare. E sì, certamente noi abbiamo fatto questa scelta, ci attendiamo che questo nostro oggetto di rispetto sia ricambiato nei confronti del sindaco di Pescara e delle dinamiche che riguardano l'amministrazione comunale di Pescara.